Salve a tutti, nel blog di oggi, di sabato, su Tag Medicina abbiamo affrontato un argomento andrologico. Il titolo è particolare, l'utilizzo della melatonina preserva il deterioramento della funzione erettile. Cerchiamo di mettere un po' di chiarezza in questo titolo che può sembrare molto entusiasmante e sembra proporre delle terapie. In effetti questo studio cosa ha appurato? Come la presenza del sirtuin, che è un regolatore della biodisponibilità dell'ossido nitrico, sia migliorato e più rappresentato con l'uso della melatonina. Facciamo chiarezza, la funzione erettile vede per la sua esistenza, affinché avvenga, la presenza dell'ossido nitrico. Chiamiamola per semplicità una molecola vasodilatatrice. Se l'ossido nitrico è assente o viene prontamente distrutto, chiaramente ci saranno difficoltà nel raggiungimento dell'erezione. E questo è uno dei meccanismi con cui interviene il diabete, la minor biodisponibilità di ossido nitrico, insieme a altri fattori di cui chiaramente parleremo nei prossimi blog. Ci sono dei regolatori che rendono più o meno disponibile l'ossido nitrico a livello vascolare, come se fossero dei controllori che fanno passare o non fanno passare. Il sirtuin 1 è appunto uno di questi bioregolatori, di questi, diciamo, sistemi proteici che decidono se l'ossido nitrico debba essere più o meno presente. Di solito il sirtuin lavora a favore, ossia favorisce la presenza di ossido nitrico. E purtroppo nel diabetico la sua rappresentazione, la sua presenza nell'endotelio, ossia nel tessuto di rivestimento dei corpi cavernosi, è assente o poco presente. Ne consegue che poco sirtuin, poco ossido nitrico, erezione non valida. Questo studio ha utilizzato chiaramente come sempre le cavie, purtroppo sono gli animali che vengono utilizzati per gli esperimenti che comunque devono essere fatti, in un gruppo di controllo normale, in un gruppo cui è stato indotto il diabete causando e documentando l'assenza o la ridotta espressione di sirtuin E1 e un altro gruppo in cui è stata però utilizzata la melatonina. Gli studi hanno portato interessantissimi risultati dove si evince in maniera chiara e netta come l'utilizzo della melatonina nel topo diabetico impedisce che vi sia una riduzione di sirtuin, quindi favorisce l'espressione di questo tipo di biomodulatore, impedendo quindi un deterioramento della funzione erettile. Ne consegue che la melatonina, aminoacido da me sempre considerato anche per altri motivi, perché regola il sonno, è un anticortisolico, di solito se ne assume 1 mg la sera prima di andare a letto, potrebbe essere un aiuto, non dico una terapia, ma un aiuto per prevenire o tamponare il deterioramento della funzione erettile, specialmente nel paziente diabetico, proprio perché favorisce l'espressione di questo bioregolatore che si chiama sirtuin 1. Con questo vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video e al prossimo blog di Tag Medicina. Buon sabato a tutti!